Salve a tutte Shirini e Shirine e benvenuti in una nuova recensione. Questa nuova puntata nasce dall'ennesimo sondaggio che ho lanciato sulla mia pagina Facebook. Non so se vi ricordate, ma tantissimo tempo fa avevo lanciato questo Battle Royale molto ma molto amatoriale, dove si scontravano due personaggi importantissimi di uno stesso film. Gli sfidanti erano Woody e Buzz Lightyear di Toy Story e ovviamente quest'ultimo ha stravinto. E ovviamente non potevano recensirle, ammetto che questa cosa che siete proprio voi a scegliere magari le recensioni da fare, il personaggio da recensire, lo adoro, anche perché si toglie anche un po' quella cosa un po' pacchiana che magari le recensioni sono solo in base ai miei gusti. Cioè alla fine il canale è anche vostro in qualche maniera, quindi è anche bello rendervi partecipi di queste cose. Ma bando alle ciance, le chiacchiere tra bizzoche, parliamo delle cose importanti. Parliamo di Toy Story. Toy Story è stato creato dalla Pixar e poi successivamente distribuito dalla Walt Disney Pixar nel 1995 e porta una grande innovazione nel campo dei cartoni, perché è stato il primo cartone animato completamente animato, quindi si stacca completamente dagli standard a cui noi poveri ragazzini del tempo eravamo abituati e ci propone una cosa completamente differente. La cosa più sconvolgente è che noi poveri bambini eravamo abituati a vedere i cartoni da tinte pastello, disegnati, come se fossero fondamentalmente dei disegni che prendevano vita. Invece Toy Story ci colpì, parlo anche in prima persona, per tutti i personaggi realizzati in computer grafica. Quindi era come se fossero dei personaggi reali, viventi, realmente esistenti. E Toy Story, infatti, è stato il capostipite di una generazione che tuttora c'è di cartoni realizzati completamente in computer grafica. La storia racconta le vicissitudini e le peripezie di un gruppo di giocattoli capitanati da Woody. Woody è il capo indiscusso del gruppo, un cowboy fin troppo sopra le righe, anche se, devo dire, un po' vecchiotto, che un bel giorno, come un fulmine a ciel sereno, viene spodestato dall'ultimo giocattolo di nuova generazione, sto parlando di Buzz Lightyear, un eroe spaziale che emette luci e suoni. E qui parte la competizione tra i due, in quanto Woody non è più il giocattolo preferito di Andy, ma diventa Buzz, e quest'ultimo un po' si gongola di questa cosa. È un po' come se fosse una guerra generazionale, i vecchi contro i giovani. Ovviamente non vi racconterò tutta la storia, anche se è vecchia tipo di 20 anni, quindi penso che un po' la conoscete tutti. Se non l'avete fatto, vi consiglio di rimediare assolutamente. Che poi Buzz ha lanciato una delle frasi più belle, secondo me quelle più emblematiche nella storia dei cartoni, ossia verso l'infinito ed oltre. E mi ricordo che durante quel periodo tutti i bambini volevano essere Buzz Lightyear, e invece io ero o il porcellino che era il salvadanaio o ero Woody, cioè in pratica ero sempre un po' quello sociopatico. Questa action figure, alta di circa 10-11 cm, è una Revoltech. Non vi state a preoccupare, non è una parolaccia, ma è un'azienda che produce anche questa action figure. È completamente differente dalle altre perché ha uno stile tutto suo e devo dirvi che è davvero davvero molto molto interessante come casa produttrice, perché produce delle action figure ancora più snodate, ancora più posso dirvi ancora più fighe da mettere in posa, perché ha tantissimi punti di articolazione. Ecco la splendida box del nostro Buzz Lightyear. Tutte le box della Revoltech si aprono come se fossero dei libri. Infatti sulla parte sinistra troveremo una breve descrizione della trama di Toy Story con relative immagini, invece sulla parte destra troveremo il nostro personaggio, una faccina intercambiabile e tre soldatini verdi.
Ecco a voi la splendida Revoltech del nostro Buzz Lightyear. Per dare una maggiore stabilità durante la rotazione della pedana ho dovuto utilizzare una base di una Figuarts. Ma tutto sommato questa action figure è davvero spettacolare, curata nei minimi particolari e nei minimi dettagli. Se dovessi dare un voto a questa action figure sicuramente darei un 8 pieno. Sono rimasto un po' deluso, lo ammetto, perché me l'aspettavo un pochino più stabile. Purtroppo ho dovuto mettere all'interno del... durante la... Se dovessi dare un voto a questa action figure sicuramente darei un 8 pieno, è davvero ben fatta. Curata nei minimi particolari, gli oggetti aggiuntivi, i soldatini sono perfetti, però ammetto che un dettaglio non mi è piaciuto per niente, è instabile. Io sono abituato ad acquistare le Revoltech, non è la prima Revoltech che acquisto, però questa è più instabile delle altre, tanto che durante la recensione ho dovuto utilizzare la base di una delle Figuarts per renderla un pochino più stabile, perché durante le prove, mentre girava la pedana, cadeva. E ho provato poi a metterla successivamente in vetrina, è molto ma molto instabile, cioè bisogna trovare la posa precisa e adatta, altrimenti cade. E questa cosa mi ha abbastanza snervato, anche perché non l'ho detto prima, ma questa action figure l'ho pagata all'incirca 33 euro su eBay, quindi non sono proprio spicciolini, magari mi aspetto una cosa un pochino più stabile. Già sono rimasto male perché me l'aspettavo più grande. Quando ho visto la cosa di 10-11 cm ho un po' storto la faccia, però mi sono accontentato perché ho detto Buzz Lightyear è un po' il sogno di ogni bambino dei tempi, di vivere Buzz Lightyear. E quindi mi sono accontentato, però sulla cosa della stabilità non sorvolo. Anche perché immaginatevi la scena che Buzz Lightyear mi è caduto di notte nel silenzio assurdo di casa e ho avuto un infarto assurdo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa vi è sembrata di questa action figure, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta e soprattutto se siete Team Woody o Team Buzz. Vi ricordo sempre che se non l'avete fatto potete iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i vari social network. Per ora è tutto, Mas! E se n'è andata la voce. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashira vi ringrazio e ci rivediamo al prossimo video.